Buongiorno a tutti, ben ritrovati, eccoci qua, qualche minuto di ritardo oggi perché davvero sta parlando in questo momento il Presidente Conte, quindi siamo tutti a seguire la conferenza stampa, o meglio, anzi no, sta parlando alla Camera dei Deputati in questo momento perché prevede un passaggio in Camera e in Senato il Presidente Conte, quindi ritornano a votare Camera e Senato sulle disposizioni, quindi non sarà più neanche solo un DPCM ma una vera e propria decreto legge fondamentalmente fatto emergenzialmente, ma comunque dal Parlamento tutto e quindi non solo più dalla presidenza dei ministri. Stiamo appunto seguendo, per adesso grosse novità non ci sono. Quello che ci si aspettava, la restrizione dei movimenti tra le regioni, si sta pensando appunto anche a un coprifuoco in orario serale, come ad esempio noi in Lombardia già siamo abituati, quindi insomma stiamo comunque con un orecchio a seguire quello che succede a Roma, ma siamo Milano News e quindi torniamo a parlare della nostra città. In questo momento nella nostra città, nonostante, o forse proprio perché, splende un sole davvero bello dopo il nebbione del weekend, dopo la scighiera che ha riempito il weekend, c'è un gran sole su Milano, ma c'è anche una pessima aria da respirare. Vedete Arianna, il nostro vaso che respira, sta in questo momento dando una media cittadina, quindi delle quasi 100 arianne, questi vasi costruiti da Wizz Air diffusi sul nostro territorio, di 54 nanogrammi per metro cubo del PM2,5, quindi un'aria pessima secondo i livelli dettati dall'OMS. Ricordiamo che oltre 25 diventa pericoloso, siamo a 54, quindi un gran bel sole quest'oggi sulla nostra città, ma un'aria davvero complicata da respirare. Grazie ragazzi di Wizz Air come sempre per il monitoraggio dell'aria milanese, grazie ad Arianna, potete andare sul loro sito per saperne di più e anche poter ordinare un'Arianna e mettervela sul vostro balcone o sulla vostra terrazza. Quest'oggi è lunedì, riapriamo la settimana quindi parlando di sport, parlando di calcio perché ha giocato la nazionale. Vi chiederete ma come, no non è vero, ho visto il campionato ieri, no perché lo sapete, noi lunedì parliamo del calcio femminile, lo facciamo in compagnia degli esperti del settore che sono i ragazzi e le ragazze di Cartellino Rosa, e vedo collegamento infatti il cofondatore di Cartellino Rosa, Mattia Del Giudice. Buongiorno Mattia, come stai? Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti, molto bene grazie, anche se purtroppo l'Italia è uscita sconfitta martedì scorso. E infatti, perché niente campionato la scorsa settimana e anche questo week, questa domenica, ma c'è stato appunto la nazionale, no? Che ha però portato a casa un brutto risultato. Sì, purtroppo martedì scorso appunto la nazionale ha perso 3-1 contro la Danimarca, una squadra che sulla carta era comunque superiore a noi e l'ha dimostrato anche sul campo, anche se sono state molte critiche rivolte anche alla CT della nazionale Milena Bertolini per alcune scelte sulla formazione schierata e anche sulle convocazioni. Diciamo che si poteva fare meglio dal punto di vista tecnico-tattico in campo. Quindi un 3-1 un po' meritato sembrerebbe da quanto mi stai dicendo Mattia. Sì, diciamo che la Danimarca una certa si è pure un po' fermata, ha rallentato un po' i ritmi, perché alla fine alle danesi bastava una vittoria per essere matematicamente qualificate agli europei, cosa che invece le azzurre dovranno aspettare ancora un po', serviranno 4 punti nelle prossime 2 partite contro Israele e proprio il ritorno con la Danimarca, ma è un risultato che secondo me arriverà senza troppi problemi, quindi Euro 2022 non è così lontano. E appunto dicevamo non c'è stato il campionato, ma questo prossimo weekend invece ritorna al campionato, giusto? Proprio così, infatti questo weekend c'è stata la Coppa Italia, anche se 27 partite su 8 sono state rinviate a causa di problemi legati all'emergenza Covid-19. Ricordiamo anche però, le milanesi non hanno giocato infatti la Coppa Italia, giusto? Esattamente, Brescia-Inter e Cesena-Milan sono state rinviate proprio per via di cauti in alcuni casi delle squadre di Serie B. Però tornano il prossimo weekend, almeno si spera, perché comunque ci sarà Napoli-Milan, però a rischio rinvio a causa di alcuni casi appunto nella squadra campana, però per ora si dovrebbe ancora giocare, mentre invece ci sarà ad esempio sicuramente l'Inter di Bari, quindi diciamo i milanesi affrontano un po' le due squadre del sud per tutti.
la massima categoria. Cosa ce l'aspettassi da due partite del genere? Chi è la partita? Da quanto hai cominciato a capire, no? Da quel poco che ci stai man mano durante le settimane insegnando, il Pig Bari è una squadra abbordabile per l'Inter, o sbaglio? Sì, anche perché le pugliesi hanno il peggior attacco in questo momento, ah, okay, della Serie A. L'Inter certo non ha una difesa solidissima, però ha un organico, una rosa tecnicamente sulla carta superiore al Bari, anche se l'anno scorso, proprio prima della finita del campionato, il Bari riuscì a pareggiare 2-2, proprio in caso di vedere azzurre, una partita molto rocambolesca. Quindi l'avversario non si fa notare, ma sulla carta l'Inter deve assolutamente portarsi a casa 3 punti, visto che comunque la classifica non è delle migliori. Ecco, se per l'Inter, appunto, tra che stiamo vedendo appunto la classifica in questo momento, se per l'Inter è una partita, diciamo, un po' più semplice sulla carta, com'è quella del Milan invece? La del Milan è il risultato sembra già scritto in realtà, perché il Milan è terzo a 15 punti, una sua sconfitta con la Juventus capolista, mentre Napoli le ha perse tutte finora, in classifica, avevamo pareggiato proprio con l'Inter, ma poi per via di alcuni problemi è stata data la sconfitta da Bologna, quindi andrà sicuramente a Napoli con l'intenzione di vincere e vincere bene, anche se Napoli è importante e in classifica ha dimostrato comunque di giocare bel gioco e di essere davvero una bella squadra, solo che manca davvero solo i risultati, anche perché Napoli per le sfide soprattutto negli ultimi punti e nel secondo tempo. Quindi il Milan sicuramente non sarà così facile poterlo salire, però diciamo che appunto dovrebbe riuscire a portarsi a casa 3 punti. Anche nel calcio femminile c'è quella grande moda febbrile che è il calciomercato, e so che qualcosa incomincia a muoversi, giusto? Qualcosa si muove realmente proprio. Proprio così, nonostante sia organizzato da qualche mese il campionato, il Milan non si ferma, comunque la grande campagna acquisti di quest'estate sarebbe pronto a mettere a segno un grandissimo colpo, che era quello di Veronica Boquete, calciatrice spagnola e leggenda del calcio femminile spagnolo. Pensa che a questa giocatrice ha addirittura dedicato uno stadio nella sua città natale. In questo momento, stando alle nostre ultime fonti, si troverebbe già a Milano a scontare il periodo di quarantena, pronta comunque a togliere le critiche e a firmare il contratto con le rossonere. Mattia, io davvero ti ringrazio tantissimo allora per il tuo collegamento, il tuo contributo di oggi, grazie mille per tutto quello che ci fai imparare proprio sul calcio femminile, ci sentiamo allora settimana prossima con i risultati di questa 7ª giornata, giusto? Così, 7ª giornata e con tutto quello che appunto ruota intorno al calcio femminile. Ricordaci però dove possiamo giornalmente invece avere tutti gli aggiornamenti. Sulle pagine di Calcio Rosa siamo un po' ovunque, su Facebook, su Instagram, su Twitter, e adesso, scusate, abbiamo anche aperto un podcast dedicato unicamente al calcio femminile, dove possiamo ripetere sono approfondimenti vari, interviste e flash news. Perfetto, allora io ti ringrazio tantissimo Mattia, grazie mille, ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Questo è il calcio che vogliamo seguire, il calcio femminile, con le squadre milanesi impegnate in un campionato sempre più difficile, ma che vogliamo appunto dare spazio alle ragazze di Milan e Inter che settimanalmente combattono sui campi di calcio. Siamo arrivati al punto, a metà della nostra trasmissione, e ci prendiamo come sempre una piccolissima pausa in compagnia delle foche parlanti con le loro incursioni poetiche che chissà quest'oggi dove ci porteranno. Attraversa la strada, indossando suntuosi mantelli, strascica il ritmo e non si cura del verde dei semafori ingialliti dall'autunno. Ha un rito precisamente singolare tutte le notti. Si perfeziona allo specchio e poi vaga, fantasma solitario, per la città. Le persone, ferme, di notte, tenute bloccate, preventivamente, dal duplicarsi del contagio, dicono che sembri il tempo essersi fermato. Veramente,
Egli non smette mai di andare. Siamo noi gli immobili della situazione, rivenduti all'asta di una sopportazione bemolle in cerca di carità. Vita dentro la vita che dorme, ciò che la mente non può fuori vedere, lo vede all'interno. Racimola da vecchie pellicole e riproietta, così che sembri una e 100.000 esistenze la rinuncia. Un grande grazie di cuore ad Alice Bertolazzi, le foche parlanti che tutti i giorni ci fanno compagnia e ci danno questa piccola pausa di riflessione all'interno della nostra trasmissione. Continuiamo con la nostra puntata e andiamo a conoscere l'ospite della giornata di oggi, collegata con noi dalla zona Corveto, dove appunto ha luogo una bellissima casa che ha un... Sentiamolo da lei, chiediamo direttamente a lei. Buongiorno a Mercedes Mas. Buongiorno, ecco che vedo che sta per aprire il microfono. Eccomi. Eccola qui. Buongiorno Mercedes, grazie mille di essere collegata con noi da un luogo che ha il nome più bello che si possa avere, cioè una casa per la pace. Che cos'è allora Mercedes, la casa per la pace? Noi siamo un'associazione volontariato mentalmente e siamo da 20 anni lì, siamo nati nel 2000, e noi siamo un'associazione che si occupa di tecniche di non violenza, che vuol dire tante cose. Sotto questa parola non violenza abbiamo progetti come una scuola di italiano per stranieri, un viaggio in Palestina una volta l'anno per conoscere il che è lì per sostenere le comunità in modo non violento, che lavorano, che resistono in modo non violento. Abbiamo un gruppo di teatro dell'oppresso, che è un tipo di teatro partecipativo dove la gente, gli spettatori entrano in scena per cercare di risolvere i problemi, le ingiustizie, i conflitti. Noi ci occupiamo soprattutto di formazione, facciamo formazione sia per adulti, corsi di formazione, e nelle scuole facciamo interventi nelle scuole sulla violenza, sul bullismo, sull'intercultura, sui pregiudizi, sulla gestione dei conflitti. Questi sono un po' i nostri capisaldi. Abbiamo questo centro di documentazione che vedete dietro di me, che è una biblioteca molto interessante, vedo tanti volumi, vedo. Si possono prendere libri in prestito, è una biblioteca specializzata. Noi abbiamo circa 2000 volumi su argomenti come economia, ecologia, non violenza, educazione, teatro, le cose cui ci occupiamo, migrazione. Abbiamo anche un progetto interessante in Bosnia che sostegno ai profughi che scappano, che cercano di entrare in Europa. Partecipano a questa roba che si chiama, loro la chiamano il game, che in pratica è quando arrivano nelle frontiere o quando vengono intercettati dai diversi poliziotti in giro, gli viene tolto il cellulare, le scarpe, l'orologio, tutto quello che possono, perché per scoraggiare questa migrazione. Noi sosteniamo alcune associazioni che li aiutano a rifugiarsi da qualche parte, a poter mangiare, a trovare un cappotto. Abbiamo appena mandato un camion, due camion con un moltissimo bestiario e cibo, perché loro, alcuni di loro, molti di loro dicono: ho fatto tre volte il game, no? Ho cercato tre volte di entrare in Italia o in Europa e mi sono stato respinto. Questa è una specie di monopoli bestiale con una sofferenza incredibile dietro. Ecco, tutto questo appunto nasce e parte da questo luogo fantastico che avete creato a Milano. È un luogo, da quanto ho capito, molto aperto, anche aperto alla cittadinanza, aperto alle varie esperienze. Appunto, a chi si rivolge la Casa per la Pace?
Sì, abbiamo interlocutori diversi, abbiamo sia gli stranieri che vengono a imparare l'italiano qua e i volontari che vogliono fare volontariato e chi vuole fare teatro dell'oppresso, chi vuole fare educazione alternativa, vuole nell'ambito della formazione. Ad esempio, noi per fare la scuola italiano, noi abbiamo una scuola italiana che prevede la presenza dei bambini piccolissimi perché le mamme possano partecipare e imparare. E allora abbiamo volontari che si occupano dei bebè, dei bambini e altri che fanno la docenza. Per cui è aperto anche a chi vuole fare il docente di italiano, ad esempio, no? Diversi. E un altro progetto che era molto interessante è quello dell'alternativa al carcere. Ci sono tante misure alternative al carcere che si chiamano messa alla prova o lavoro di pubblica utilità Sì. e noi abbiamo ogni anno tipo 5 o 6 persone che devono scontare le pene e vengono coinvolte in progetti di sviluppo di comunità nel Corvetto per migliorare il proprio quartiere dove loro abitano, per cui che diventino invece di vittime dai propri problemi, attori e protagonisti di un cambiamento. So che a proposito appunto su corsi ne avete uno che parte a breve, un corso di formazione molto interessante, ce lo puoi raccontare Mercedes? Sì, guarda, questa è la locandina Ah, vediamo, e eccola qui. il corso si chiama Come gestire i conflitti prima che ti gestiscano loro. Ah, ecco, vediamo la locandina, abbiamo anche noi qua la locandina, grazie che ci hai mandato la locandina, adesso fra poco la vediamo in onda, eccola qua, perfetto. E questo è un corso che Come purtroppo sarà gestire i online perché conflitti non prima che loro esistono. gestiscano noi, ecco, quello è interessante. Mi sa che siamo succubi di questi dei conflitti che non sappiamo gestire. E allora, questo è un corso che sarà online perché non possiamo più farlo in presenza. E allora dura 4 sabati. Tu puoi scegliere mattina o pomeriggio. Per cui sono due gruppi di è un corso interattivo, tutta la nostra metodologia interattiva non è una conferenza, non è una lezione, è un lavoro di gruppo, è una dinamica di gruppo, è una simulazione dove ci poniamo alcune domande su come noi stiamo nei conflitti, quali sono le strategie più efficaci, quali no. E soprattutto quali sono le competenze utili per affrontarli, per cui come migliorare la capacità di comunicare in modo assertivo però non violento, come la nostra capacità di lavoro in equipe, la nostra capacità di cooperare, di fare un problem solving, di trovare soluzioni creative ai conflitti. È un corso dedicato a chiunque perché tu lo puoi applicare sia al contesto di lavoro che familiare, che di associazione, di gruppo sportivo, di qualunque cosa. I conflitti sono ovunque, non possiamo farne a meno, meglio imparare a gestirli bene prima che ci gestiscano loro. Ecco, come si può fare appunto per seguire questo corso? C'è ancora posto? Bisogna iscriversi dove? Come? Dacci tutte le coordinate che possono servirci. Sulla nostra pagina www.casaperlapacemilano.it trovate nella home il corso e si clicca e ci sono il modulo per iscriversi. Uno può scegliere se sia la mattina che pomeriggio. Sono quattro sabati, 2 a novembre e 2 a dicembre. È gratuito perché è finanziato dal Fondo Europeo. Importante farlo in fretta perché è a numero limitato, cioè quindi è il numero massimo per ogni tipo, e per cui è importante scriversi questo. Se ci piace tanto quello che fate alla Casa per la Pace, c'è un modo per aiutarvi? C'è un modo per entrare anche a far parte magari della Casa per la Pace? Come funziona? Certo, uno può decidere quale progetto gli interessa particolarmente e abbiamo volontari per diversi. Ad esempio, a chi interessa l'argomento della Palestina o della Bosnia, o a chi interessa l'insegnamento dell'italiano, che interessa invece l'ecologia, o gli interessa la formazione nelle scuole, o la formazione per gli adulti, o il teatro dell'oppresso. Per cui abbiamo tanti progetti dove uno potrebbe collaborare, partecipare, aiutare, sostenere. Uno può anche dire: do il 5 per mille, e con questo.
sostiene anche in modo facile, perché economicamente noi siamo dipendenti non abbiamo finanziamenti da nessuna, la gente ci fa delle donazioni, partecipiamo a bandi, facciamo dei corsi, per cui ci finanziamo con tutto quello che riusciamo a trovare. Dacci allora bene, ricordiamo tutte le coordinate per poter entrare in contatto con voi, per poter trovare tutto quello che fate e appunto anche darvi una mano, magari anche economica, perché no? www.casaperlapacemilano.it, molto importante per la pace, perché spesso dicono della pace non lo trovano più, perché magari avessimo la pace, no? Ti voglio dire qual è la Giusto, frase cioè è molto che differente della pace o per la pace. Voi per siete la pace attivi non anche, è siete attivi la nel pace creare orrenda, pace. vogliamo, no? Fatte. Non è Dicevi che volevi banale il raccontarmi una linguaggio. storia, dimmi pure. Ti voglio dire la frase che campeggia qui appena entri a Casa Pace, che dice: il mondo ha bisogno di gente che investa nella pace quanto altri investono nella guerra. Questo è un po' il nostro motto, no? Sembra che la pace debba arrivare dal cielo, dalle colombe che volano, e invece la pace ha bisogno di ricevere un investimento di tempo, di energia. Quanto altri investono nel preparare la guerra, la mafia, la Famosi, giusto, criminalità giusto. Tu organizzata, dici come si uguale, sono. investiamo anche noi, altrimenti ci cade Servirebbero. una persona. Insomma, se esistono i famosi signori della guerra, mi auguro che esistano, ad esempio nel tuo caso, le signore della pace, che quindi Vorremmo. possano crearla e anche svegliarci noi altri ad investire del tempo e dei denari per poter far sì che la pace sia una realtà e non solo un sogno. Certamente. Mercedes, io davvero ti ringrazio tantissimo per averci raccontato la bellissima esperienza di Casa per la Pace. Ricordiamo appunto il sito internet, nella diretta e nei commenti a questa diretta comunque abbiamo messo tutti i vari link e le coordinate per poter saperne ancora di più. Ricordiamo appunto che il 14 novembre però c'è un corso molto importante, ancora aperto le iscrizioni, giusto? Sì, ancora aperto. Allora, rivediamo un attimo la locandina, Francesca, se possiamo. Mercedes, ricordaci bene il corso, su che cosa impareremo, appunto, in maniera anche interattiva, mi dicevi, giusto? Sì, impareremo tecniche di comunicazione non violenta, impareremo a lavorare insieme agli altri, a cooperare, lavoreremo sull'autostima, sulla fiducia, sulla creatività, nel trovare soluzioni, problem solving, sul rapporto anche con la nostra paura, no? Con i nostri pregiudizi. Molto, molto interessante, Mercedes, perché se è vero che insomma già negli uffici non è facile, ad esempio, immagino lavorare a volte a stretto contatto, i conflitti spesso e volentieri si inaspriscono anche per niente. Con lo smart working uno dei rischi è che magari a volte si inaspriscono ancora di più perché non c'è l'incompreso, non si capisce, si scrive il messaggio invece di parlarsi, quindi insomma può diventare complicato a volte gestire situazioni che invece sono molto molto più semplici da gestire, soprattutto se si imparano gli strumenti che appunto voi ci illustrerete durante questi sabati. Mi ricordo 4 sabati in tutto, giusto? Sì. Dovete sapere ad esempio che durante il lockdown precedente la cifra di femminicidi è salita in un modo pazzesco, cioè la convivenza, imparare a stare nel conflitto e gestire il conflitto può Non è portare alla facile, violenza, no? non è per niente facile, no, però appunto per fortuna che c'è chi come voi cerca di spiegarci la materia e di darci qualche strumento in più per superare questi momenti difficili. Grazie davvero, Mercedes, complimenti a te, complimenti a tutta la squadra che hai con te e porti i nostri saluti appunto a tutta la Casa per la Pace. Grazie, arrivederci. Grazie mille a Mercedes Mass, coordinatrice della Casa per la Pace, è stata davvero una realtà importantissima, zona Corvetto, andate a cercarla sul sito internet, la vedete anche taggata in questa diretta, quindi insomma qualsiasi cosa scrivete anche a noi, indirizzeremo verso Mercedes e le sue collaboratrici. Io davvero vi ringrazio tantissimo anche a voi per averci seguito, questa puntata termina qui, noi ci vediamo mercoledì con un nuovo appuntamento di Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.